Una barulla da tanti discorsi. Si può dire il contrario, si può dire tante parole per un discorso, ma l'importante è che la parola è molto più viva quando lo si tratta, per esempio, come le termine uglie, di cultura. La nostra parola, dunque, uglie è cultura. Penso che senza cultura non si può campare, come dice l'altro, c'è l'acqua e l'aria per vivere, ma con la cultura si va già assai a fare. Che ne pensate voi? Per parlare di cultura, mi pare che una delle persone che ne può dire qualcosa è sicuramente Dume Bianconi, è un nostro invitato. Buongiorno. Salute. Allora, oggi tocca a te. La parola che abbiamo scelto è cultura, a sapere già, da un'oretta. Dunque, tocca a te di dici mica solo un termine generale, ma l'importanza della cultura quando la concerne la nostra lingua, i nostri usi, il nostro modo di vita, eccetera, eccetera. Allora, dunque, presente tutta questa seanza qui, te ma va a parlare di cultura. Adio, provo a parlarne. Allora, io quando penso alla cultura, penso a una maniera d'essere al mondo, una maniera di pensarlo, una maniera di campare, una maniera d'essere nello spazio di un circondo. E poi, diciamo che la cultura è un scopo, pare essere, per un meglio della natura e della società, e la cultura sottorna gli attrezzi che ci permettono di essere per un meglio della natura e della società. Benissimo. Dunque, quando tu dici la cultura avvego come qualcosa che ci permette di essere nel mondo, di che mondo parli? Di un mondo di ieri, di un mondo d'oggi o di un mondo di domani? per me non faccio mica, non faccio tanta differenza, perché abbiamo bisogno di un mondo di ieri, allora non so mica come l'era un mondo di ieri, so come l'ha già contata, che lui sia quelli che hanno fatto la storia, o quelli più vicini a noi, di nostra famiglia, o di vicini che ci hanno contato so che l'era, come la si è passava dando. Un presente, un problema a campalo e di radio che la bene è un frutto di suo passato che noi crimo conosce e di un presente che noi campiamo oggi. Allora, si dice che la cultura è la maniera di sviluppare la critica, un senso della critica di ciò che esiste intorno a sé. In secondo luogo, face cresce il gusto, vuole dire la sensazione che ha di l'ambiente. E finalmente, in terza posizione, il giudizio, vuole dire l'intelletto dell'uomo. Allora, dice tre cose che so sfarente, che si uniscono tra di elle. Qual è che ti pare la più importante e che ti combuglia più? Mi pare una domanda assai difficile di scegliere fra queste tre cose. Per me la cosa più importante in qua cultura è che serve a campare, ti dà la maniera di essere diritto, di mica essere di notte.
Perché quando tu capisci un mondo che hai in giro a te, è una maniera di avere un potere di valore cambiare. Per me è questo il più importante di agricoltura. È quasi quasi una dichiarazione politica. Ma è una dichiarazione politica. Per me fa agricoltura è una maniera di scegliere la società nella quale campiamo. Politico, beh, l'inteso è un senso filosofico di questa. E che mi porta a ponerti una questione, e tu prima in frasate hai detto che la cultura è una maniera di situarsi in un mondo. Ma hai detto di no, parlando di cultura, che hai parlato d'attrezzi. Sì. E che vuoi dire esattamente, parlando di cultura, a parola attrezzi? Attrezzi, quando parlo d'attrezzi, ben a dire, tutto ciò che dà serve all'uomo, di maniera per coltivare su Yudiju, appunto. Dunque, tutte queste cose che hanno da serve all'uomo per capire meglio dove lo campo e per avere su potere di valore scambiare. Ben inteso, quando si tratta di suo problema c'è la collettività, c'è gente che sono intorno. Si può parlare di una cultura comunitaria, per esempio la società dell'isola che noi conosciamo, e qui mi viene in cuore che un uomo ha detto un giorno che la cultura corso non esisteva mica. Voglio mica dire quale lepe dà l'importanza a suo imbecille per via chi, e lo dice chi. La cultura corso non esiste mica, essendo dato che abbiamo ricevuto la cultura dall'altro, non abbiamo mica portato la nostra dall'altro. Essendo per ello che la cultura è qualcosa che si scambia. Io penso che non solo l'abbiamo ricevuta la cultura, che la sia dalla penisola o dalla Francia o da un Mediterraneo, ma in più l'abbiamo sparta la nostra. Quando gli uomini di questo paese sono stati espatriati, messi fuori, esiliati, hanno portato con essi ciò che ne avevamo noi come maniera di pensare, maniera di giudicare, maniera di apprezzare le cose. Ne penso che a Somo, che si chiama Navajo, che si è stato esiliato in Messico, è diventato finalmente governatore di Odessas, è diventato un personaggio immenso e ha portato con esso tutta questa cultura di politica, questo che non parlava in politica, tutta questa cultura di all'epoca paolina. Volevo dire che anche noi abbiamo portato fuori San Piero, quando lui è in relazione con Dragutto, che è un musulmano, facciano scambi culturali. Dunque, anche noi abbiamo esportato una cultura. No, ma questo è ben sicuro. Voglio dire che allora d'oggi, anche le ricerche che sono state fatte, penso a qualche sia come Lévi-Strauss, e la maniera di dire, sa maniera di dire che di suo uguale l'imbecille che ha detto qui è una maniera arcaica di pensare. Penso, enfin, immagino che quello che ha detto qui pensava a letteratura, a musica, all'arte, diciamo, d'una maniera generale. Ma infatti, come tu hai detto, tutti i corsi che li siano i più tiugi, i più mischini, quelli che campano del suo garuglio conosciuto di Marseille o Bagné, ben sicuro che li hanno portati a sua cultura. E anche
i più giochi, ci, ci sono le cose che oggi ci parano. Non ci parano mica ve come a colonizzazione, ma cioè di chi i corsi quando erano dell'armada onde i coloni a lavorare hanno portato una certa maniera di essere e dunque una cultura. Dunque, se capisco bene la parola cultura abbiamo o abbiate voi due più in un senso antropologico che in un senso classico, non di mica convenzionale, di l'arte. L'arte, è, come tu dici, l'arte riconosciuta. Non parlo mica di imbecilli che tu dici, ma abbiamo inteso di due i vostri Mozart, due i vostri Picasso. E dunque, visto che non l'avete mica, dunque non avete mica cultura. E qui è che tu, il significato che tu vuoi dare alla parola cultura? Io penso che cioè essere curiosi della vita. È una cosa assai importante che ti porta a capire il mondo. E torna, che ti porta a sparte anche l'altro. E dunque, per me la cultura è ciò che io stavo a usare su un antropologico, come tu dici, ma ben inteso, anche l'arte. Tutte le ricchezze che il mondo ti può portare, ciò approfittano, ciò a goe di tutto su e. Ha portato, non so mica di un taso, portato i miei attrezzi a me de suo libro che un libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, c'è un capitolo che a me mi tocca assai. Primo Levi Gonte a un certo punto che parece per provarsi che è sempre di suo mondo, che è non amore. Legge su un tempo che dura un chilometro, andando a cercare la zuppa tra il campo e la cugina, non mica legge il corso, i libri ne avevi mica a suo tempo, ma ritrova nella sua memoria il canto d'Ulisse della Divina Commedia. E pare lo importante di giungere a dirlo anno anno avanti di giungere a cugina. E ciò che lui dice è d'una bellezza e d'una verità, perché è una maniera di lottare contro la morte. A morte fisica, ma torna a morte di intellettuale. Intellettuale. Cioè, rammentassi che sa cucina è una cucina di campo di concentrazione. Sì. Siamo a Auschwitz. Un campo di morte. Come dire che la cultura è un termine assai generale, come dice Anzora, ma come tu dici, c'è una parte artistica, c'è una parte ordinaria, la vita di tutti i giorni. Sapere come si fa per andare qua un giardino, una maniera, perché si chiama agricoltura. Ma tutti i modi di vita sono quelli che facciano parte della cultura. C'è Kundera che dice che la cultura è la memoria di un popolo. Che ti ne dice a te di questa memoria per ciò che ci concerne a noi altri corsi per via di la nostra maniera di concepisce un modo di vita di un nostro popolo? Beh, se la memoria di un popolo penso che ci torna una concezione assai personale de suo fatto. Voglio dire che per me la cultura non è mica la memoria di un popolo, sarebbe la memoria di un mogacaro.
Perché è un rapporto che ha avuto anche con lui. So che l'ha potuto spiegarmi di la lingua, di la maniera di essere, una concezione di un lavoro. Diciamo anche di l'arte. Pensa a una cosa. Oggi c'è Tony vede ciò che io ti dico, un land art. Yes. Bon. Ben, un land art, io penso che un mogacar l'ha fatto tutti i giorni senza sapere che era un land art. Quando lo vado a Isosolchi de uso giardino, solchi che hanno da smarisce a fine di a stagione per via l'anno dopo, era land art, e non la sabbia mica, e io la giugabida bella più tardi, ma è così. E dunque, penso che sa memoria, enfin, mi pare a me che quando lo si dice a memoria di un bobolo, so tutte queste memorie personali che fanno questa memoria di un bobolo. Per me è stato un mogacaro, per voi un sogo uguale, c'è stato qualche sia che ha fatto allea, e è questa che mi pare importante. Inteso dunque ciò che si riceve e che si trasmette dopo. È una maniera di mantenere la memoria. E ne riveniva a ciò che tu dicevi, che la cultura è memoria di un popolo, ma di che cosa è fatto un popolo? Da niente. Da un tuo cacaro, da un tuo, da un mio. E poi c'è un'evoluzione. E c'è un'evoluzione, poi so che voglio dire che quando parlo per esempio di un mogacaro, so cosciente che mi ne sono scordata di una parte di ciò che lui mi ha detto, e se ribedo oggi certe cose, a ribedere a modo mio, non sarà mica a sua parola, ma... E questa donna che fa già a memoria, a un momento, come lo dice a Jean Toussaint Desanti, mi pare che ha detto lui, che parfa a oggi da d'oggi per campare insieme, a un momento dato, cioè a guardare ciò che lui è passato da noi, e fa la scelta di ciò che lui gioca a mantenere e ciò che lui gioca a dita. Ben inteso. E questa è l'evoluzione. È più che evoluzione, dice Radio, è una mutazione. Una mutazione. Ma allo stesso tempo, mutazione, se ci viene la parola nel senso corso, più mutte, più mughe, dice il proverbio. Allora, è una sofferenza, se lo si può dire, sul fatto di abbandonare certe cose, o al contrario, una necessità piacevole. Necessità piacevole non la digerebbe mica così, perché c'è sempre una maniera dell'uomo, di una maniera generale, di avere una nostalgia di la maniera di campare che l'aveva quando era zidello. Un cos'è l'uge ciò a soffre, non so mica un sarpo, non so mica come le, so che lo soffre, si ho fatto di perdere la sua bella, gli va a dire qualcosa, una sofferenza mica, ma è una necessità. Mi domandava l'affare di un sarpo, quando arriva da finisce. È una necessità. Di un modo di vita come l'hai scambiato, abbiamo conosciuto, io mi ricordo per esempio che Amo Burmamò cantava quando la ricamava le garze, e più tardi, sarà stato 140 anni dopo, ha inteso un canto, una musica, un coro che cantava un canto degli schiavi, di Verdi. Ed un solo colpo gli ho detto, ma
quella gli intesa. Quando la intesa. E cerca. E poi un bel giorno così, mi sono trovato a Bercy, c'era un concerto, dunque c'era Nabucco. E quando gli ho inteso sul canto di un coro di 150 persone, ah, ma pur mamma, mi è rivenuta ancora che era ella che io cantavo. È nata nel 1850, ma pur mamma. Dunque, a Sebga, Verdi era un punto culturale per ella, che l'aveva ricevuto da Iuga, da Zitella, da un babbo che veniva da Venezia, che era spatriato, esiliato, di quest'epoca tremenda, che ha fatto nascere quest'opera magnifica. E dunque, ella l'aveva tenuta a memoria, cantava, si canticchiava per armentarsi la sua Zitellina. Vengo per dire, raccontando qui, che c'è un'evoluzione di un modo di vita che ha fatto che certe cose a poco poco si perdono e fortuna per certe si ritengono. E a tuo avviso è culturale questo? Di sicuro che è culturale. Vedi, so che tu conti, mi dà l'occasione di giusto appunto di parlare dell'evoluzione di la cultura. Quando tu parli di Verdi e di Sugoro di Nabucco, di Schiavi, voglio dire che la cultura gorsa è stata data torna di cose che sono giunte da Vora. Penso che tu hai un ramento di Nabucco, e io ho un ramento di Amogacara, che sarebbe bello più di cent'anni oggi, che mi contava che quando era giovanotta c'erano i bagliacci che giungevano d'Italia, un circolo che giungeva in quei bagliacci. E io questa lebbica la mica conosciuta, ma a Moida d'oggi è fatta dai mori gordi di circoli Moreno e altri che ha conosciuto quando era giù, e di su circolo che l'ha conosciuta Mogacara. E questa che facciamo a cultura udinca, l'evoluzione passata da l'aborto di l'Italia a per me l'aborto di Francia. Dunque hai ragione con dell'acqua, è una questione di memoria di un popolo e di un modo di vita che scambia, ma che ha bisogno, una necessità, come dell'aria che si respira, della cultura, mica come lo diceva un certo Göring, quando sento parlare di cultura sfuderei la pistola. È vero che quando un popolo parla di cultura può portare pregiudizio o potere, no? In una certa maniera. E di sicuro. Parliamo di un sorta di politica. Certo che se tu porti la cultura a un popolo, se tu aborti, come lo si deve, ben a dire, come tu fai per l'orto, per il giardino, aborti d'una maniera come tu porti, come tu annacqui dal giardino, porti la cultura, di sicuro che il popolo ha da riflettere, ad criticare, ad voler partecipare alle scelte che sono fatte, e dunque di sicuro è un pericolo per il potere in piazza. Ma che pone la questione giustamente di chi sarebbe una cultura popolare? Esiste o non esiste mica? L'esempio che tu dici a tu di a tuo mammona che cantava Verdi, vuoi dire semplicemente che a questo momento qui della storia, della società, tra i più alti rappresentanti della cultura e il popolo in generale,
non c'era mica spiccatura, non c'era mica taglio, non c'era mica fosso. E dunque era quasi quasi naturale che una persona come ella, che la prende la sua memoria musicale su canto qui. Oggi è una cosa forse che non esiste più, perché c'è una cultura detta aristocratica o borghese, diciamola come tu vuoi, e poi la cultura di un popolo, chi sarebbe? Telerealità, top 50 e compagnia. Dunque c'è veramente bisogno di avere una riflessione di chi è la nostra responsabilità di fronte alla maniera di nacqua per far crescere i fiori culturali di un popolo. Oggi se tu pensi ai giovani e ai zidelli, è vero che l'oggi è la televisione, ma c'è soprattutto internet. E io, per aver lavorato in delle scuole, sono sicura di una cosa. Se tu sai mica leggere, internet è una catastrofe. Dunque, ciò ha da... perché c'è una scelta a fare. Quando tu scrivi nel tuo ordinatore una parola, un tema che tu cerchi, e che lo disordine un solo quanto pagine non è suggerito. Se tu sai mica leggere veramente, voglio dire, leggere in furia, perché è una cosa importante per internet, leggere in furia. E frasi che sono scritte ai Dagascar non ti importa cose. Dunque, per fare la scelta, si è obbligata a sapere leggere e leggere come lo si deve. Intelligentemente. È una cosa assai importante, e mi pare importante, voglio dire questo, perché di più in più internet fa parte della cultura di un popolo, e ciò a dargli a suo popolo l'attrezzo necessario per servirsi di questa maniera, che può essere una maniera magnifica da accedere a certe informazioni, ma ciò a saperla fa. È come, di tutta maniera, come la televisione. La televisione è la stessa quando tu apri un programma o quando tu cerchi dante l'ordinatore. Ciò a saper fa a due scelte, e per questo hai bisogno di un certo d'attrezzi per saperla fa. È vero che quando si faccia la scelta non sarebbe che per la televisione, cioè c'è più domanda per delle realtà che per un culturale spudico. Ma vengo per dire, l'educazione, ho d'avviso, come tu si sta da innacquata all'insegnamento, ho pensato alla sua gioventù, alla sua zidellina più. A Gidelin, è ella che ci ha formata in una certa maniera. È vero, a Gidelin e a gioventù, se penso a come sono stata anacquata, sono stata anacquata da mia famiglia. Voglio dire che la curiosità sono i miei che mi hanno dato e che mi hanno imparato come era una cosa importante. Io sono di una famiglia, un mio abbo era biscaore, voglio dire, libri in casa ce n'era poco, ma ti abbia un esempio. Io ho in casa e gli tengo come un tesoro per un simbolo. Un morci caro non sapeva né leggere né scrivere. Asovio asi. Dunque, aia di Gesù di che tutti i giorni ci leggere i giornali.
Et quand des, à certains moments, bien entendu, nous demandions à Maudia, à Zurilla di Omogacar, lui disait, mais sa parole qui voulait dire. Et certaines fois, il a dit, on s'en gomica. Alors, elle a dit, elle a fait comprendre un dictionnaire, la russe, 8 volumes. Occidenti. Et ce dictionnaire est dingue parce qu'il voulait dire qu'il sous somme qui n'era mai au pochissimo andato à la scuola avait la coscienza qui par capisce un monde ciui capisce e parole che era una cosa importante. Et donc, sa curiosité, c'est elle qui m'a dit. Mais dopo, l'amore di lettura è stata così, come tu hai scelto abitura. Et à me, cascata così, è stata l'amore di lettura. Mais dopo, quand sono andata a Naiaccio, è normale. Quand il a dit une chose, il a rabbi un convento. Mais, c'era une chose importante, et que quand il si passava quelque chose de culturel en Naiaccio, ci facevano sorte. Che lui si e conferenze di Dante Alighieri, una pezza di teatro, e musica in cui Jeunesse Musicale de France. Et allora, certe volte è vero che avevamo, sappiamo poco quale lire che c'è da parlare, ma a manco sortiamo, abbiamo un po' d'arte. Ma infatti, tutto qui, a poco, ha fatto a mo cultura. C'è stata la sumenta. C'è stata la sumenta. E penso che dando a mangiare cresce la piedità. Una bella formula. È sicuro. Che ti ne dice quando si tratta della cultura che lo si scappa, che lo si come dice Raio, cerco la parola che la rincura quella di un salvatichissimo. Vengo per dire che un mondo salvatico, quello che non è mica coltivato, non è mica nessuna cultura, quando lui si porta la cultura, cresce la sua intelligenza, ma sparisce il salvatichismo. Ma all'inverso, quando si piglia un problema in senso contrario, come si è passato dal salvatichismo alla cultura? Io non c'era mica. Penso che mi pare a me che ogni gruppo umano ha sviluppato una cultura. Se lo si pensa a certe. Aspetta, ti dai. Dunque. Anche un neo salvatico c'è la cultura. È di sicuro. Ah, boh, è di sicuro. ci sono gli esempi. Si conosce. C'è un bel film di Truffaut, L'enfant sauvage. È un sidelo che ha campato fuori di lomi. E tanto è vero che non si può mica trovare cultura, perché ha campato, scartato di lomi e dunque ha sviluppato piuttosto maniere di campare di un animale. Non ha manco riuscito a avere un linguaggio come lo si può intendere di un uomo, perché è stato scartato da un resto della società, ma un gruppo, una società sviluppata di una certa cultura che non è mica comunque ha campato più distinto che di intelligenza. Ecco. Più distinto che di coscienza. Perché se tu giustamente si può pensare che la cultura, nel senso che
tu l'utilisais, la culture et coscienza, la culture et curiosità, la curiosità e la coscienza che lui c'è qualcosa da capisci, e tanto non è più esattamente come istinto che ti pone mica questione, ti porta a una pulsione, agisci, non sai mica esattamente perché, ti si pare che ci manca una questione, invece che il fatto di essere colto, perché coltivato è qualche sia che ti coltiveggia, invece che se tu sei colto, forse ti sei colto da per te. C'è una gran parte, come ti diceva, che è autocultura, non si può dire. E se autocultura un po' viene che da un fatto di coscienza. E tanto mi porta a porre la questione, hai l'impressione che giustamente nel mondo che noi siamo oggi, perché tu dicevi prima, la cultura per me è una maniera di essere nel mondo, del mondo che noi siamo noi oggi, ic e tunc, la coscienza è una necessità o al contrario è un castigo? Perché sai a me forse non essere mica cosciente. Sono i due. Perché è vero, penso che noi siamo... Le cose sono andate assai in furia questi 20 ultimi anni, in cui la televisione e internet soprattutto. E sono andate in furia e non avevamo mica avuto o tempo d'adattarsi a sa società che entra di nasce. E dunque c'è l'angoscia e l'inquietudine. E penso che oggi più che mai c'è bisogno di dare attrezzi ai giovani per sapere ciò che lui gioca sceglie e ciò che lui gioca mantiene per campare e per fare a società che viene. Mi faccio pensare, quando penso a Sangoche, penso tanto anche, soprattutto a Gorsica, fino ad ora gli ho parlato di una maniera generale, ma un Gorsica mi pare che lui si è inquietudine di cose che vanno in furia, e poi c'è l'inquietudine di una nuova società, un nuovo corso che entra di formarsi, posto che abbiamo visto che la popolazione è cresciuta assai, si è moltiplicata per due in 20 anni. E tanto mi faccio pensare che se lui si riflette mica a ciò che la da essere a società, a come la si vage a poco, abbiamo da giungere a un punto in cui c'è da essere gruppi e mica un popolo grosso come l'avevamo conosciuto, in cui è gente che sono giunte di vore, che poco a poco si sono fatte. Quando tu giungi in Calvi non ti scogli chi vanno in cittadella, ci sono i fighi indiani. Sono mica i fighi corsi, sono i fighi indiani. E nessuno pensa più oggi che li sono mica di qui. Di stessa maniera, cioè a fa chi è gente che giungono, cioè a dargli qualcosa, a impasta tutti insieme per fare un popolo. Goethe ha detto: se tu non te ne mica conto di lascita, hanno dato i tuoi antenati, non ti appartiene più, il tuo patrimonio non ti appartiene più. Volevo dire che un modo di vita che scambia, la crescita
di una popolazione che ha un'altra cultura, che è la nostra. Siamo non solo in una fase di evoluzione o di mutazione, come tu vuoi, ma siamo forse in perdita di certe tradizioni, di certe... Quando per esempio si vedono rinasce con fratelli, e che luce di più in più con fratelli, vuole dire che è una paura di vedere perdere la tradizione o una lotta per mantenere? C'è, è a paura di è a paura di perdere e chi va a mantenere. Ci sono gli esempi che lui vede. Parlava di Galbi. Un Galbi, un abitante Nanterre 4, è d'origine straniera. Un abitante non ha quattro. So che dico, so i cifri ufficiali. È straniero in senso nazionalità ufficiale? Sì. Bueno, quel che sia di Calenzana? No. No. No, no. E c'è un sveglio galvese. Dessa popolazione, gusti, c'è un sveglio galvese. E perché c'è un sveglio galvese? Perché giusto appunto c'è una maniera, una paura di perdere ciò che ci hanno lasciato i nostri antenati, è una maniera donna di sparte e di fare chi se niente chi gli uomini non divora, e si può se non a mischiare. E penso che per i confraterni è gli stessi. Io sono stato a Stidudrige un lama dopo l'incendio che era ha rovinato tutta la regione. E quando sono giunto a Guassù, mi ha colpito di vedere tutti i giovani come erano allora, la maggior parte di giovani di Emoida stavano in l'isola, o stavano mica un lama che in tutta maniera lavorava, non c'era mica. Ma, uso ben serio, era di ruene tutti i sabati per fare qualcosa per il paese. E è stato il caso di Simon Bacelli, per esempio, il mere attuale. E dunque, a paura di vedere verde il paese, gli portava a fare cose. Una reazione. Per paura di perdere qualcosa che si chiama giustamente la nascita. Ma non c'è mica che la nascita per costruire una persona, un patrimonio, una cultura. C'è, nella nascita, l'abbiamo visto prima, c'è da pia e c'è da lasciare, lasciabile intesa. Ma in più della nascita di ciò che l'uomo riceve in una maniera naturale, dice radio, basta pia, basta accogliere. C'è qualcosa d'altro che si chiama l'adduzione, qualcosa che non ti viene mica a dire in una maniera naturale, ma che tu vai a cercare o che ti viene a caso e che tu decidi in una maniera cosciente di pia i fegendiani, per esempio. E a curiosità. E dopo so che t'hai da scegliere di le proposte che ti sono fatte, ma cioè che le proposte siano fatte. Ah, ben inteso, ma le proposte ce ne milioni e miliardi nel mondo, ma giustamente per avere la capacità di fare la scelta, come tu dici, non da internet. Cioè, sapere legge, ma per l'altro resto è una questione di curiosità, di giudizio, di capacità di essere stonato e di capire l'interesse. E non sarebbe mica qui la cultura, la capacità di essere
m'ha rivigliato. Una maniera di se tu pensi per esempio a Villezza, puoi essere stonato, commosso, anche fulminato certe volte da un paesaggio. E questa forse non so mica se qualcuno sia da imparare o se è a natura che ti ha fatto sorrigare. Certe volte quando tu vedi a luna sopra la montagna, anche se tu avevi mica tutti i giorni, ma se tu l'hai vista spesso, di tutta maniera ti da colpisce quantunque, non hai mica da restare indifferente a suo spettacolo. Ma per rispondere a domanda, mi pare a me quando dici che è proposto cioè che le sia innovate, penso a nostra missione, penso più manco di insegnante, ma a nostra missione di centri culturali. E questa missione, tu, perché aiuti una certa cultura che ti ha portato a fare certe scelte, hai dava certe proposte che saranno mica e meglio, ma se tu sei cosciente di ciò che tu vuoi da a gente, hai da saperla spiegare, e questa è la cosa più importante. E dopo lasci quelli che benano, fa la scelta, ce n'è uno che da sceglie a dopo posto, uno a meglio, poco un premio. E che se si può dire è la più bella conclusione che si può fare. La nostra penso, missione è compl- penso di sì. Resta ringraziati per via che ha sempre bisogno, ho fatto la prova voglia, che ha sempre bisogno di un pezzo di cultura in più, perché cosa manca sempre all'uomo una birrigella per fare un muro. Ma ecco, penso che siamo all'orlo di compie, dunque ringraziati di essere venuta, da fatto da Mantoviaio da Boigalli e dici l'ultima di ciò che tu pensi. L'ultima di ciò che penso è che a cultura e l'hai detta, è una necessità come l'aria come l'acqua. E quando i politici, quelli che sono a godere, si ne scordano, fanno un sbaglio tremendo. Ti ringraziamo.